momento di dialogo e confronto sui passi fin qui compiuti dalla scuola italiana in materia di sviluppo sostenibile, giustizia sociale e valorizzazione delle diversità culturali. È il seminario Educare alla cittadinanza mondiale e alla cooperazione internazionale, il miglior investimento per il futuro, organizzato alla Pontificia Università Lateranense da FOCSIV Volontari nel Mondo. L'evento rientra nell'ambito del progetto Un solo mondo, un solo futuro, Educare alla cittadinanza mondiale a scuola, cofinanziato dalla Cooperazione Italiana e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, insieme ai Ministeri degli Esteri, dell'Istruzione e alle realtà educative nazionali. Il progetto, a cui partecipano 22 ONG, è partito nell'anno scolastico appena concluso in 620 scuole italiane. Piera Gioda, della Onlus CISV di Torino, coordinatrice nazionale del progetto. Il progetto consiste nel formare gli insegnanti a poter inserire, integrare nei curricula scolastici, cioè nei programmi, nelle lezioni, nelle discipline che loro insegnano, questi temi che oggi ci pongono delle domande, come le migrazioni internazionali, come la fame o l'abbondanza, come i cambiamenti climatici. Quindi un percorso di formazione per gli insegnanti che poi insieme agli operatori delle ONG realizzano durante tutto l'anno dei percorsi appunto fondati sul dialogo, sull'interdisciplinarità, sul decentramento cognitivo, il modo per rispondere alle domande che i ragazzi stessi si fanno. Un impegno pratico che ha dunque portato nelle scuole la realtà delle nostre società. Nei ragazzi, con i ragazzi adolescenti, sono tante le barriere da abbattere, no? Perché ci sono pregiudizi nei confronti dei nuovi arrivati, ci sono tutte quelle tensioni che ci fanno ripiegare sui nostri problemi. E però bisogna partire da questo, bisogna partire non dalla teoria, bisogna partire dalle domande e poi studiarle, poi approfondire, cioè le discipline scolastiche a questo servono, la geografia, la storia, il diritto, l'economia, quindi integrarli per tutto l'anno scolastico nel lavoro da farsi. FOCSIV Volontari nel Mondo, la federazione che riunisce 80 ONG di ispirazione cristiana, mette in luce uno degli obiettivi del progetto, come spiega il presidente Gianfranco Cattai. Stabilire per esempio anche delle relazioni tra mondo della scuola nostro italiano con mondi della scuola per esempio dell'Africa, dell'America Latina eccetera, perché i nostri giovani, i nostri ragazzi possano scambiare. Una delle sigle che proprio in questo seminario parlava era scambiando si impara. Questo è importante, ma scambiando tra un bambino o un ragazzo che vive con 5 litri di acqua al giorno e con chi può permettersi di cambiare le scarpe 3 volte all'anno, è importante perché scambiando deve cambiare la situazione di uno che non dovrà più avere solo 5 litri di acqua al giorno e l'altro che probabilmente non si potrà più permettere 3 paio di scarpe all'anno. Queste sono le scelte che dobbiamo fare.